Gianluca Trani, il primo evento in zona bianca, ma io direi il primo evento post-Covid ad Ischia Ponte con il sogno Sant'Anna. Nel frattempo ci si gode una serata di divertimento. Ci avete creduto sin da subito? Sì, oggi è il primo giorno d'estate, 21 giugno, mercoledì ci sarà qui in questa piazza, Piazzale delle Alghe, il primo evento fatto e voluto fortemente dall'amministrazione insieme al buon Gianmarco Balestrieri, che subito ha avuto l'intuizione di proporre all'amministrazione uno spettacolo in zona bianca. Uno spettacolo in zona bianca gratis per i cittadini, gratis per l'amministrazione, perché gli stessi persone che vengono ad esibirsi sul nostro territorio non saranno pagati, ma offriranno in modo gratuito la loro arte e quindi metteranno a disposizione, nei limiti naturalmente delle possibilità, sempre delle normative Covid che ci saranno, perché c'è un'enorme disposizione dei cittadini dove dovranno prenotarsi, nei limiti delle postazioni la serata del 23 sarà allietata dal Made in Sud, dalle persone, dagli artisti e dagli altri artisti che compongono tutto il cast, che è visibile anche sui siti del comune e dello stesso Gianmarco Balestrieri, che c'è con tanta passione in questi giorni, ci ha accompagnato nella possibilità appunto di svolgere questo evento che rappresenta il primo evento del post-Covid e spero che sia l'inizio di una grande fase, perché con i vaccini e con tutte le profilassi che noi facciamo ogni giorno, quindi anche con tutta le mascherine, le distanze che manteniamo, sia il momento del rilancio sia turistico e rilancio economico del nostro tessuto economico e sociale, anche perché oggi siamo nel pieno del Covid free, perché lanciato già un mesetto fa da De Luca, ma ormai i casi sono pari a zero e quindi se andiamo verso questa direzione penso che avremo una bella estate e spero anche un grande inverno. A dire il vero, ora da tempo da me che stavo pensando, perché stare fermi non è facile, soprattutto per chi vive di spettacolo, e vive di spettacolo vive di emozioni, quindi era idea nostra realizzare il primo spettacolo forse in campagna, perché visto che dal 21 siamo in zona bianca, credo che fosse il primo grosso evento che si farà nella regione, però è un'ottica da analizzare da un punto di vista non solo dello spettacolo ma anche del turismo, perché smuovere lo spettacolo significa smuovere la voglia di vivere e quindi di conseguenza dare un segno di libertà che dopo un anno e mezzo tutto vissuto con restrizioni ne abbiamo bisogno, perché da parte di tutti c'era la voglia di rivedere quel pubblico che a tutti manca, quindi anzi ti dico la verità, ho avuto più richieste di quelle che realmente ho fatto, cioè ho fatto secondo me 6 telefonate e ho avuto 5 adesioni per dire, però ne ho avute tante altre alle quali ho dovuto dire no, perché poi la paura principale è quella che venisse la prima volta quando faccio evento, che viene più gente di quella che è possibile, quindi siamo fiduciosi, siamo motivati e grazie al lavoro soprattutto del sindaco di Ischia, di Gianluca Trani, che ci hanno dato una mano incredibile in questo aspetto, mi auguro che possa essere il primo evento di una serie. Finalmente si riparte! Ripartiamo. Si riparte il 23 giugno e si riparte da Ischia. Ischia ripartiamo, Campania ripartiamo, Italia ripartiamo. Saremo a Ischia Ponte il 23 giugno. Piazzale delle Alghe, un evento organizzato dal comune di Ischia e dalla LG Spettacoli. Ci saremo noi con tantissimi nostri colleghi, vi aspettiamo. Ripartiamo! Che emozione!